Come inizio sto video? Ciao ragazze, ciao ragazzi. Non so come iniziare il video, non so come dirvi quello che... Non è che ve lo devo dire, ma... Allora, ce la posso fare. Allora, nell'ultimo periodo avete notato tutti praticamente, cioè non vi sfugge niente, avete notato tutti che non sto portando più la fede e mi sono arrivate... tipo migliaia di domande sul perché eccetera eccetera, quindi ho pensato di fare questo video per belli di tempo comunque ho pensato di fare questo video per insomma spiegarvi quello che posso spiegarvi. Tra l'altro, prima di andare in Olanda avevo filmato, ho registrato un video in cui vi dicevo che le cose non stavano andando bene eccetera eccetera, e poi non so perché non l'ho mai caricato, quindi infatti mi è dispiaciuto perché ho smesso di, cioè tutto ad un tratto non ho più caricato video. Di solito vi spiego come mai eccetera, poi vi ho spiegato su Instagram Stories perché appunto sono stata una settimana su da Demelza e da Vic ad Alkmaar e mi sono presa una pausa da social e da tutto quanto perché appunto dovevo un attimino, cioè avevo bisogno di stare da sola e quindi, cioè senza girarci troppo attorno, sì, è vero, quello che avete intuito è vero, non sto portando la fede perché io e Tomas non stiamo più assieme e ci stiamo separando. Io adesso, capitemi, vi prego, capitemi, so che per voi è la... cioè, per voi guardarmi è un passatempo, siete affezionati a me, così come io a voi, però voi guardate la mia vita, io la vivo, cioè per... io la sto vivendo questa separazione, ok? Quindi per me non è facile. E soprattutto, un po' tipo The Truman Show, no? Voi mi guardate e guardate la mia vita, io però la vivo, quindi per me non è facile in questo momento. È stata una decisione che ho preso io, ma non per questo significa che non è stata una decisione molto sofferta e che sono stata molto male. Non posso, ovviamente, e qui ve lo ripeto, capitemi, non voglio e non posso spiegarvi i dettagli, dirvi il perché esattamente per rispetto sia del, insomma, della nostra storia che dopo 3 anni è finita, sia per rispetto di Tomas che comunque non ha mai chiesto di essere pubblicamente spiattellato lui e i fatti suoi su internet, quindi questo è... il mio lavoro è la mia, è una mia scelta di pubblicare cose mie su YouTube, su Instagram, sui social, eccetera. Quindi non è giusto che io vada a parlare troppo di questa cosa perché appunto non mi sembra giusto per lui e anche appunto per il nostro rapporto. Sostanzialmente io lo so che mi farete migliaia di domande, lo so che avete migliaia di domande, lo so che questa cosa arriva come un fulmine a ciel sereno, specialmente se non avete Instagram, non avete notato che non stavo portando la fede per un bel po'. Il fatto è che, come già vi avevo spiegato, su internet si fanno vedere le cose belle, ok? Sui social fai vedere le cose belle, i momenti belli, le giornate belle, le cose positive, le cose felici, non le fai vedere le cose negative, le cose tristi, le cose gravi, le cose brutte, ok? Quindi mi rendo conto che per voi, che mi vedete solo tramite i social, dove si mettono solo robe positive o più o meno, questa cosa sia appunto un po' uno shock, me ne rendo conto, lo so, il fatto è che quando le cose non andavano affatto bene, io ovviamente non stavo lì con la videocamera puntata per poi metterle in un vlog quelle cose, ok? Quindi ho cercato di lasciar stare, nel senso, per non addentrarmi troppo, ho cercato di non far finire tutto, perché ovviamente non è che uno si sposa per poi dopo poco più di un anno separarsi, no? È chiaro, se avessi avuto, cioè, anche un minimo presentimento non mi sarei sposata, ok? Però praticamente, perché non ne ho parlato prima che le cose non stavano andando bene eccetera eccetera, perché speravo, come spesso si fa nelle relazioni, speravo che comunque le cose si risolvessero invece che restare uguali o peggiorare. E come vi ho già detto, non posso addentrarmi nei particolari, non posso, capitemi, se ci fosse una di voi a seguirmi sarebbe un altro discorso, se 5 di voi fossero qui a parlare con me sarebbe un altro discorso, però questo video
lo metto su internet, lo vedono tutti e quindi non posso dire più di tanto, ma non voglio nemmeno, proprio per rispetto, per evitare speculazioni e robe del genere. Spero, l'unica cosa, se mi volete bene, so che mi volete bene, ma sappiate che comunque per me è stata la scelta giusta, anche se sono stata molto molto male, ma per me stessa ho dovuto. E che cosa vi devo dire? Questo è quanto. Io spero solo che capiate il fatto che, ragazzi, io metto il 90%, se non il 99% della mia vita su internet, però ho bisogno che quel 1% rimanga privato. Lo so che appunto voi avrete mille domande, mille quesiti, eccetera eccetera, però capitemi se io in questo momento non me la sento nemmeno di parlare, perché, ragazzi, ripeto, io questa situazione la sto vivendo, ci sto male, non è non la sto vedendo dall'esterno, ok, la sto vivendo, quindi per me già è difficilissimo fare questo video, ma mi sono praticamente convinta e quasi costretta a farlo, perché praticamente mi sembrava giusto, visto che ve ne state accorgendo da soli, mi sembrava giusto alla fine almeno farvi sapere cosa succede nella mia vita senza addentrarmi nei particolari della vita di Tomáš, ok? Io spero solo che voi mi capiate e che capiate che ho bisogno di un po' di privacy, se così si può chiamare, ho bisogno che mi lasciate questa cosa da gestire, nel senso che se non mi sento di parlarne, vi prego, lasciatemi in silenzio su questo argomento, perché non me la sento, non ce la faccio a parlarne, magari in futuro lo farò, adesso non ce la faccio, perché no, cioè non è una situazione che ovviamente, cioè, capite, non mi fa stare bene. E anzi, quindi spero che possiate capire e rispettare questa mia voglia di, almeno su questo argomento, di non parlarne, almeno per ora. E non me la sento nemmeno di dire come sto, insomma, avete presente, quando, cioè, finisce una relazione così importante, ragazzi, noi siamo stati sposati per più di un anno e assieme per più di 3 anni, non è facile, mi è crollato il mondo addosso, mi sono crollate tantissime cose. Però, cioè, che tra l'altro qui c'è musica e ironia della sorte, io sto facendo un video del genere, qui c'è musica, quindi se sentite una musica in sottofondo sappiate che non è mia. Che cosa stavo dicendo? Ho perso il filo del discorso. Beh, sostanzialmente questo è quanto, volevo solo farvelo sapere. Non so quanto tempo starò ancora qui, tornerò ovviamente a casa mia, che poi è dove abbiamo vissuto con Tomáš fino a un anno fa, e quindi tornerò a casa mia, lascerò questa casa, e non so esattamente quando, perché ho un inquilino che sta vivendo in casa mia, quindi devo prima praticamente gentilmente chiedervi di andarsene e dopodiché posso tornare a casa, traslocare eccetera, quindi se magari qualche giorno salterò un video, spero di no, ma se qualche giorno salto un video eccetera, comunque vi tengo aggiornati ovunque, sempre, lo sapete, su Instagram continuerò a fare vlog, anche qui vi siete accorti in tantissimi perché non fai più vlog, e questo era il motivo, e quando le giornate sono un po' così non è facile, no? Anzi, è impossibile filmare un vlog, almeno che non si finga dalla mattina alla sera, però io non ce la faccio, e quindi basta, è la separazione, la stiamo facendo e io andrò presto via da qua e basta, non posso dirvi praticamente nient'altro se non che spero che voi capiate questo mio bisogno di silenzio, non dico che non potete parlarne o farmi domande, però solo capitemi se io non me la sento di rispondere, lo sapete com'è quando finisce una storia così importante, ragazzi, siamo stati sposati, cioè non te la senti sempre di parlare, no? O almeno io molto spesso mi chiudo un po' in me stessa e non voglio parlarne. Quindi spero mi capiate, spero mi siate vicini anche qui, perché c'è sempre quella piccola vocina che mi dirà non ti staranno vicini, non ti vorranno più bene, non lo so perché, ma io ho queste paranoie evidentemente, quindi spero che mi vogliate bene, mi dispiace se non posso parlarne, comunque, cioè, capite che non avevo scelta e capite che basta, non mi devo giustificare, ma voglio solo
che capiate che comunque ci sto molto male, ecco. Spero solo che mi capiate, che capiate la situazione, perché io la sto vivendo questa cosa, quindi non è lo stesso che guardarla, no? E ripeto, potete avere tutte le domande del mondo, potete parlarne, fare quello che volete, capitemi solo se io non voglio rispondere, la mia vita continua, i miei video continueranno ovviamente, lo sapete, anzi ho già caricato ieri un altro video, quindi continuerò a fare video dal lunedì al venerdì. Lo sapete, io amo stare con voi e questo mi dà tanta 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 forza e tanto, insomma, mi fa svagare e mi dà un po' di divertimento, oltre a essere il mio lavoro, ma mi diverte anche moltissimo e voi mi date tanta tanta forza. Spero che mi darete forza, che mi appoggerete, che mi starete vicini in questa situazione, che non lo so, se mi mandate un abbraccio, un bacio nei commenti o mi dite che mi volete bene, mi rallegrate la giornata, ecco, sappiatelo, perché ne ho davvero bisogno. Quindi sì, questo è quanto. Questo è quanto, scusate questo video così, scusate, però mi sembrava giusto farvelo sapere, ecco, perché mi state inondando di domande sui vlog, perché ci sono i vlog, la fede, eccetera, eccetera, dove Tommaso, eccetera, eccetera, quindi una volta per tutte. Poi non mi è piaciuto, perché addirittura su Instagram è stato detto: tu stai speculando perché tu ignori queste domande, fai apposta per farci credere che sia successo questo per aumentare, cioè ragazzi, aumentare le visualizzazioni, ma no, quali visualizzazioni? Cioè vi prego, se qualcuno non risponde su fatti privati, e non sto parlando solo di me, magari perché i fatti sono molto molto privati, magari perché in quella situazione non ci sta bene ed è difficile già di per sé parlarne, quindi figuratevi scriverlo sui social, ok? Non è tutto così semplice, ripeto. Immaginate il video The Truman Show, il film The Truman Show con Jim Carrey, ok? Lui la vive quella situazione e io la sto vivendo, quindi per me non è facile. Quindi questo è quanto, per adesso non aggiungo altro, spero che rispettiate questo, non voglio più ripetermi, quindi questo è quanto, vi voglio bene, mia family, noi ci vediamo domani con un nuovo video, spero tanto che mi starete vicini e che mi vogliate bene come avete sempre fatto, e basta, questo è quanto, bacio.